Oggi vi faccio un altro video riguardando la mia spesa settimanale. La spesa l'ho diviso in due giorni, nel senso che l'ho fatta ieri mattina e stamattina. Quindi se vedete alcune cose che magari sono state aperte, appunto che ora vi farò vedere, è perché le ho mangiate ieri sera. Quindi iniziamo subito. Come prima cosa vi faccio vedere questi qui, che sono i cracker della Doria, si chiamano Doriano. Pagati 1,75 al supermercato di Lecce e sono 700 grammi. E in pratica sono impacchettati singolarmente, mi pare, sì. Sono impacchettati singolarmente. Io che sono una grande mangiatrice di cracker, specialmente con il formaggio sopra, con la Nutella, questi qua comunque convenivano molto perché sono quasi un chilo, quindi ne ho 75, conviene veramente tanto. Li ho già assaggiati perché li aveva comprati una mia amica, quindi vi posso dire che sono veramente buonissimi. Poi ho comprato questi qui, che è i toast della Marco Roberto, comprati sempre sul mercato di Lecce. Questi qua sono in pane integrale con olio d'oliva, senza latte, senza olio di palma, e sono 400 grammi di pane, pagato 90 centesimi, anche se fino a qualche giorno fa costava 65, però comunque conviene lo stesso. Io li preferisco a quelli della Mulino Bianco perché questi qui non sono trattati in superficie con alcol etilico, quindi non hanno quel brutto sapore. Poi ho comprato questi qui, che sono i taralli di questa marca che si chiama Fiori di Puglia, senza olio di palma. Appunto vengono confezionati qui in Puglia, precisamente da Corato, e questi sono con olive e cipolle, una cosa fantastica. Pagati 1 euro e sono 250 grammi di prodotto. Sono alla pari dei taralli che ci sono magari nelle botteghe, perché hanno veramente il gusto come quelli là, sono identici, quindi vale veramente la pena. Poi sono disponibili in tantissimi gusti. Poi ho comprato questi qui, che sono i pollini, sono di un chilo, sempre su supermercato di Lecce, pagato 1,30 euro mi pare. Sono veramente tantissimi. Io in inverno divento una mangiatrice esperta di biscotti, perché comunque tra il latte oppure comunque li mangio con la Nutella, quindi sono veramente convenienti, un chilo, 1,20 euro. Appunto non li ho ancora provati, infatti sono ancora sigillati. In caso poi vi farò vedere, ve ne parlerò comunque nel video dei prodotti, dei cibi finiti. Poi ho comprato questi qui, che sono le piadine, ne ho presi due. Sono le piadine classiche. Okay. Sono le piadine classiche, un pochino più piccole rispetto a quelle normali, e sono senza glutine, senza uova, proteine del latte, pagate 49 centesimi. Infatti si chiama di questa marca, che è si chiama Mangiosano, quindi queste non le ho ancora provate. E poi, sempre con le piadine, ho preso questa qui, che ho già quasi finito, sempre della marca Roberto, pagato 95 centesimi, ce ne sono tre, ne è rimasta soltanto una. Queste qui sono, ce ne sono diversi tipi. Questa è la gran piada, senza olio di palma. Questa qua mi piace perché non si rompe, nel senso che io ieri ho provato a mettere la Nutella e l'ho arrotolata. C'è neanche una crepa, assolutamente fantastica, sono morbidissime, veramente ottime. E poi appunto le taglio sempre nei cibi finiti. Poi ho comprato questo qui, tutte queste cose che vedete le ho comprate al supermercato di Lecce. Il pesto di questa marca, che si chiama Massapora, senza aglio, pagato 1,10 euro e sono 90 grammi di prodotto. È già aperto perché ieri ho fatto la pasta con il pesto e quindi oggi lo termino. Devo dire che mi piace molto. Io
sono un amante dell'aglio, quindi mi farebbe veramente piacere trovare un pesto con l'aglio. Però purtroppo tutti quelli che sono in commercio sono senza aglio, non capisco il perché. È comunque molto molto valido. Io ci faccio tipo due, tre porzioni, mi seguo c'è scritto due. Poi ho comprato questo qui, che è lo yogurt della Stouffer, pagato 89 centesimi appunto, ed è quello bianco, tipo quello che sembra lo yogurt mio. Devo dire che mi conviene molto comprare questo grande, perché io l'altra volta ho preso quelli della... non mi ricordo la marca, comunque una marca, e ho pagato 2 euro e qualcosa, però devo dire che l'ho dato tutto alla mia amica, perché non c'era scritto se erano con la frutta a pezzi o erano vellutati. Purtroppo erano con la frutta a pezzi, a me non piacciono, quindi li ho dovuti dare tutte a lei. Questo qua comunque è di 400 grammi, quindi per 89 centesimi veramente conviene, e poi è veramente buono. E infine ho preso il latte Parmalat da 1 litro, se non sbaglio, sì, da 1 litro, pagato 99 centesimi. Devo dire che è un pochino caro, però comunque è la marca che si fa pagare, perché io al Conad lo prendo sempre da 1 litro, dalla marca Conad, 65 centesimi, però mi trovo in zona e mi serve il latte, quindi l'ho preso lì. Niente ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!